Quasi mezzogiorno. Sable starà per trasferire il dottor Michaels. Vado sulla Bowery a cercarlo. Temo che i nostri computer siano sorpassati. Non c'è problema. Volendo potrei provare a... Ehi, hey Yuri. Vado sulla Bowery per assicurarmi che Michaels arrivi al nuovo rifugio sano e salvo. Onestamente eviterei. Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei. Ah, magnifico. Resterò in zona, ma senza avvicinarmi. Per sicurezza. Dimmi la verità. Se questo respiro del diavolo si diffondesse in città, quali sarebbero le conseguenze? Beh, una pandemia globale, la fine del mondo, qualcosa del genere. Stupida io a chiederlo. Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza. Prego, dottor Michaels. Diavolo è! Benvenuto, dottore. Vattene, facciamo noi. Sì, come no. Yuri, sto inseguendo Martelli. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Ah, devo fermare quel camion. O blindato, quello che è.
forniremo ulteriori avvertimenti. Ehi, ehi, c'è un'arma biologica lì dentro! A tutte le unità, fuoco! Ehi, com'è che di colpo tutti sparano razzi? Sta interferendo con l'operazione. Scusa, ma sono contrario all'operazione missile a Manhattan. Sistemare questi tizi prima di pensare. Wow! Ci sbrighiamo! Ho un appuntamento col tuo capo! Fermate il cambio! Ora! Sable, ritiratevi! Codice rosso! A blu! Viola! Insomma, non sparate! Ci sbrighiamo! Ho un appuntamento col tuo capo! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Lì! Arrenditi! Questa la prendo io. Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive. Ma che diavolo? Devo essere sincero. Speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ti ho tenuto d'occhio. Ti aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'eri? È reale o immaginario? È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto.
e indossa la maschera. Unisciti a noi. Grazie, ma passo. Volente o nolente, ti unirai a me. Oh. Tutte le anime perdute, le vittime innocenti che avresti potuto salvare. Martin, sei macchiato del loro sangue. Puoi fermare, Osmo. Hai la forza per riuscirci. E da me avrai la volontà. I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla. Non posso salvare tutti. Cos'è una vita? È uno scambio equo. Una vita per le anime di una città. E tu difendi Osborn che se ne sta sulla sua torre d'avorio? Non è reale. Mostrami tutta la tua forza.
ti abbandonerò alle tenebre, Martin! Sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. La cercano tutti! Il siero? Perso. Dede scoia! Pensi di essere un eroe? Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua! Colpa mia? Ma se aspettavo a voi? Due, davvero? No! Dobbiamo avvisare subito Osborn. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò. Yuri, dimmi che hai una pista su Martin Lee. Abbiamo il video di un tizio in un bar che l'ha ripreso mentre saliva su una berlina nera dopo lo schianto. Berlina nera, bene. Fammi finire. Abbiamo parte della targa e una delle mie pattuglie ha identificato un'auto compatibile. Una berlina nera in un parcheggio tra Canal e Hudson. Sei in gamba, Yuri. Vado subito. Spider-Man. Pronto? Mi ricevi? Dottor Michaels, da dove chiama? Ho preso in prestito una radio dalla Sable. Probabilmente rifonderanno il respiro del diavolo nei trasporti pubblici. Aeroporti, terminal, stazioni. Da lì si propagherà come un incendio. Perché la Oscorp sta sviluppando un'arma biologica in città? Non si usano più i bunker nell'Artico? Norman tiene molto al respiro del diavolo. È la sua ossessione da decenni. Il progetto infrange qualunque legge statale e federale in materia, ma a lui non interessa. Se si viene a sapere, può dire addio alla rielezione. Non solo. Sarebbe processato all'AIA per crimini di guerra. Perché me lo sta rivelando? Non è colpevole tanto quanto Norman? Sì, senza dubbio. Ma le azioni di lì mi hanno aperto gli occhi. Troppo a lungo abbiamo ignorato i rischi del progetto. Mi fido di te, Spider-Man. Sei l'unico che si batte per la giustizia. Ti prego, proteggi la città dai nostri errori. Allarme bomba in corso. Reato nei pressi del Meatpacking District. Doc ha chiamato. Parker,
Volevo ringraziarti. Hai offerto un contributo inestimabile allo sviluppo dell'interfaccia neurale. Vorrei spiegarti sin da ora cosa significa per noi, ma comincio a scontrarmi con le terribili Spider allerta in corso! Sempre i visionari. Tuttavia, ti prometto che non manca molto. Avremo successo. Costi quel che costi. Terribili forze. Non mi piace come suona. Appena ho un attimo libero, devo andare a vedere Doc. Non lo stanno sostenendo. Diamine, niente respiro del diavolo. Devo avvisare Mary Jane. Mary Jane Watson, lasciate un messaggio comprensibile e vi richiamerò appena posso. Che stai combinando, MJ?